Beh, molto bene perché credo che sia comunque fondamentale per chi fa musica avere poi questo contatto, rinnovarlo sempre, no? E dopo 2 anni comunque molto difficili, no? Dove siamo stati un po' costretti a essere isolati, credo che sia fondamentale questa cosa perché comunque è un dare e avere, no? Da una parte comunque il pubblico riceve dagli artisti, ma gli artisti ricevono sicuramente tanto calore che poi influenza e ispira tanto poi la creazione artistica in sé, quindi direi che è fondamentale. Nessuno m'ha capito mai come te, tu lo fai come se fosse facile. L'amore è un ferro in una mano, sudata su una strada sbagliata, a volte facile. Ho fatto a meno di mio padre, figuriamoci dei bros. Io sono super fan della Puglia da sempre, nel senso venivo qua a fare le mie vacanze già in tempi non sospetti, proprio da ragazzino, e diciamo che sono, tra l'altro io sono originario di una regione confinante che è la Basilicata, quindi diciamo che parte della mia famiglia era proprio al confine tra Puglia e Basilicata, quindi vengo veramente da quando ero piccolo e ho grandissimi amici, la mia assistente pugliese, tante persone che lavorano con me sono della Puglia, quindi diciamo che vengo spesso e appena c'è un'occasione insomma cerco di capitare. Veniamo spesso a fare concerti, quest'estate saremo qua con tanti artisti che rappresento, da Blanco ai Rama, per cui diciamo che sempre sono un grande amante del territorio, ecco. Credo che fondamentalmente, sai, oggi quando c'è un grande interesse in tutto quello che ruota intorno alla musica, anche nei meccanismi, anche capire un po' chi lavora dietro le quinte, perché comunque anche grazie ai social oggi è tutto così amplificato, no? In qualche modo. E quindi la figura del produttore, tra virgolette, finalmente sta ricevendo un po' l'attenzione che merita perché è un po' come il regista dietro una canzone, no? Nel senso comunque la gente ascolta sempre le canzoni e vede fondamentalmente il cantante, ma dietro c'è un lavoro di squadra che è fatto non solo dal produttore, ma da tanti musicisti e tante persone che poi collaborano, fanno sì che la canzone insomma venga realizzata ed esca. Quindi credo che in qualche modo sia un riconoscimento dovuto, ecco.